Siamo al Picchio Village, dove ci alleniamo tutti i giorni. Questa è la sala dove facciamo un po' tutto, i video, colazione, a volte cene. Prima, quando ci allenavamo al mattino, avevamo quasi tutto il giorno libero, quindi magari ti riposavi un po', poi io sono abbastanza casalingo, quindi sto a casa, mi piace stare sul divano, mi piace guardare la TV, magari giocare un po' alla PlayStation, guardare altri sport. Mi piace tanto vedere le partite di calcio, quindi la sfruttavo un po' così la giornata. Mi piacciono altri due sport, anche se ci capisco poco di tutti e due. Il basket mi piace guardarlo e il tennis, siccome avevo mio cugino che giocava, mi ha trasmesso un po' questa passione, adesso lo seguo abbastanza. NBA. Se devo guardare qualcosa, guardo l'NBA. L'anno scorso avevo esordito la prima in Serie B il 24 settembre contro il Cesena. Quest'anno il 24 settembre ho fatto il primo gol in Serie B contro il Cesena. Cesena tutte le partite. Ascoli Cesena tutte le partite. Ormai un'esultanza particolare che porti dietro. Ne avevo una che usavo l'anno scorso all'Inter, ma l'ho abbandonata. Quest'anno spero di crearne altre. Sono a Massa con mio papà, abito a Poveromo, e con mia mamma tra Massa e il mare. All'inizio, il primo anno a Milano è stato un po' duro. Avevo 15 anni e anche con la scuola non era andata tanto bene, col calcio non andava benissimo, quindi l'ho sofferta un po' di più. E poi dopo ovviamente ci fai l'abitudine, poi sei in un'età che comunque vorresti anche staccare dalla famiglia. Quindi dopo un po' ti abitui, c'hai i tuoi ritmi, i tuoi spazi e dico che ora sto bene da solo, cioè riesco a star bene da solo, però ovviamente mi manca. Sono andato una volta dall'inizio dell'anno perché comunque sono 5 ore di macchina e mio papà viene praticamente, non dico ogni settimana, ma spesso a vedermi con mio fratello. Mia mamma un po' meno, ma perché comunque ha problemi anche di lavoro. Nel senso che è sempre impegnata, fa la maestra e non ha tanti giorni liberi e quindi riesce a... Mamma maestra, e tu come te la cavi negli studi? La cavavo abbastanza bene anche con poca voglia, però l'unica cosa era quella. A parte tutto che a casa di mio papà abbiamo un campo da calcio fuori, non proprio 11 contro 11, però comunque c'era una porta e parecchio spazio dove poter correre. E verso i 3 anni e mezzo, 4 anni iniziavo già a calciare, a correre dietro la palla, e poi a 5 anni sono andato nella prima scuola calcio a casa mia, Tirrenia si chiama. E mio papà faceva il ciclista, pensate, scuola di ciclismo, e non si sa come mai. Te invece? Dovevo fare una corsa, destino vuole che il giorno prima della corsa mi buco la ruota della bicicletta. Non facevo neanche quella corsa. Sono rimasto con alcuni amici del mio paese, ma ovviamente stando tutto l'anno fuori casa, come quasi tutti, è normale che ti fai amici nel calcio, però quelli rimangono amicizie vere, quelle che poi ti porti nel tempo. Ho tante conoscenze nel calcio e amici nel calcio, per ora pochi. Qui sto molto spesso con Florio, che caratterialmente è molto simile a me, quindi mi trovo bene anche nel tempo libero, stiamo tanto insieme, però anche con Varela, con D'Urso, Clemenza, De Feo, comunque sono tutti ragazzi giovani, siamo tanti ragazzi giovani, quindi è più facile l'approccio. Come te la cavi, Fornelli? Bene, e poi c'ho Chef Florio che mi aiuta. Lui ce n'ha più di uno. Fa dei buoni risotti e buoni risotti con tutte le specialità un po'. E il tuo piatto preferito invece? Tiramisù. Chi lo fa? Mamma. Lo spedisce. Lo spedisce, metto in freezer e poi lo mangio. Ma qual è secondo te l'ingrediente segreto del tiramisù della mamma? Non ne ho idea, l'amore con cui lo fa forse. Allora, io per le vacanze sono uno che quando va in vacanza si vuole rilassare soprattutto, quindi posti di mare dove non c'è niente mi viene in mente le Maldive,
Non sei stato lì? No, però ci andrei. Ci andrò. Sono stato, ma ho iniziato quest'anno, ho fatto un po' di vacanze quest'anno. Sono andato in Sardegna a casa di un... la casa del mio migliore amico. Sono andato a Cannes, sono andato a Fuerteventura, sono stato un po' a casa. Fuerteventura è bella. Però vacanze grosse ancora non ne ho fatto. Allora lui chi è? Guarda, che vuoi di cucina? Lui è Pippo Flo. È Pippo Flo lo chef. Hanno detto che il tuo piatto forte è il risotto. Sì, il risotto è un piatto forte. Ora non esageriamo, ci arrangiamo. A lui piace. Sì. No, perché se non gli piace lo meno per questo. Però devi allenare a favore il tiramisù adesso. Il tiramisù quello lo fa lui. I dolci sono cosa sua. Visto? Non lo bevo il caffè, però lo so fare bene. Com'è il caffè? Il caffè di Baldini? Non lo so, adesso assaggerò. E a casa quindi niente caffè? No, io non lo bevo. Ah, che la colazione con cosa la fai? Yogurt. Vuoi anche un po' di zucchero? Sì, grazie. Di canna normale? Di canna, normale. Te lo metto normale, Il giudizio poi è importante. Importantissimo. Io sono un po' teso. Tutto? Metà bustina? Metà. Ci fai pure le richieste. Però c'è un futuro, eh. Di fare bene le cose. Guarda, anche te lo mischia. Ma ti ecco anche il... Prego, De Santis. Occhio alla risposta. Com'è? Buono, dai. Diciamo buono. Si deve allenare un po', eh. Si deve allenare. Sei meno. Mi mette ne prendo. No, pochissimo. Ho già finite, perché devo avere fino a fine anno, ho già finito. Quindi numero 29 perché era l'unico che era rimasto, era l'ultimo rimasto. Sì, poi mi piace, all'Inter avevo 92, quindi anche il contrario. Florio a destra e Rossetti quando c'è, ora infortunato, se no Castellano. Come mai? Come è nato? Che cazzo, siamo stupidi in faccia, non si vede. Diciamo che è una squadra anche questo, dai. Sì, fa molto gruppo. Qua siamo in palestra dove facciamo prevenzione prima dell'allenamento, forza, un po' di parte alta, si vede. C'è un nuovo sintetico qua, a destra, ne stanno facendo uno in erba dietro, poi c'è questo qua sintetico un po' vecchio e poi dove ci alleniamo noi che è in fondo a sinistra in erba.